100 BBQ Ribs Challenge. Ok, piano piano. 4 ore di cottura preparate ultra artigianalmente dal mago del barbecue, la sostanza BBQ, il quale ci assisterà fornendoci infinite costine alla perfetta temperatura per mantenere alta l'asticella della qualità, in accompagnamento una birra molto speciale, anzi direi magica. È da Roma secondo te? 100% artigianale, 100% italiana, da Novara. La sua peculiarità è che è creata con il riso. Io parto con la bionda, l'ingrediente protagonista è il riso Carnaroli. Manuel con l'ambrata, dal riso Hermes. Mauro con la IPA, dal riso Apollo. Infine Ciccio con la gluten free, dato che hanno pensato anche a chi è intollerante al glutine. Oltre ad aver scroccato una quantità industriale di birra, sono riuscito a scroccare anche un codice sconto per voi, che vi darò più tardi. Quante costine riusciremo a mangiare? Possiamo iniziare! Abbiamo ringraziato l'associazione cardiologi italiani per il defibrillatore che ci hanno fornito. Io partirò dalla più piccola. Sì, però se parti dalle più piccole mangi di più. Utilizza la tua tecnica. Il primo osso. Secondo osso. Niente salsa. Salsa barbecue. Salsa barbecue artigianale. Buone. Buonissime. Sono molto buone. Si taglia come il tonno. Mi spiace comunque per voi, cioè giuro, io non sarei mai stato in grado di arrivarmi lì. Avete fame? No. Vedere quattro maiali che mangiano non penso che faccia. Buona birra. Ho paura per Maurizio. Eh beh, mi avrei sulla coscienza prima o dopo. E pum! Si fanno sentire, eh? Pesano. Diciamo che sono sostanziose. Birre ulcionite, abbiamo una birra in tavola. Se la finisci te ne arriva una nuova. Un mio amico si è andato a comprare un gatto. Sì. E gli ho chiesto, quando sono arrivato a casa, ma è maschio o femmina? E lui fa i baffi. Cazzo, quindi non lo sa. E no. Quindi? È maschio. Non ho capito. Ma anche i gatti femmine hanno i gatti. È proprio lì che sta la battuta. Bella. Una, due, tre. Cioè sono solo a sei. Potresti prendere un'altra birra. Altre tre secondo me. Se l'è bevuto tutto e non gli ha fatto male. Alla fine è uno Yuken birra. Saluti. Io riparto con un'ambrata. Questa è molto buona. La cosa non ti è piaciuta? Era buona anche quella, però preferisco questa. Come già sapete, agli esterni abbiamo i nostri due bulldozer, quelli che sono in grado di fare i numeri più alti. Ciccio ce l'abbiamo per compagnia. Sta partendo, sta partendo. No. Sì, sì. Se volete provare anche voi la birra magica, vi lascio il link qui sotto in descrizione. E se al checkout inserite il codice sconto SIN, risparmierete sull'acquisto. E adesso ditemi dove trovate uno youtuber che vi dà i codici sconto per il prosecco e per le birre. A parte gli scherzi, è una birra veramente buona. Lo conferma Mauro. Confermo. Mi piace molto anche il concetto di sostenibilità e amore che c'è dietro questo progetto. Se volete scoprire di più, trovate tutto sempre nel link qui sotto in descrizione. Magica. Per essere gluten free è strabuona. Io sono full piastra, mi sa. Ma anch'io ho problemi, Sì. Ce l'ho più, Anche Mauro è pieno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Impegnative. Io mi sa che dichiaro bancarotta. Cosa ne pensi? Buone, perché sono buone. Tante, ma sono tante. Pesano dopo un po'. Ma questo pezzo non mi piace. Ah, non ti piace. Siamo già pieni. Volete questo intanto? Geniale. Prendete e mangiatene tutti. Io avrei bisogno del fil di ferro tra i denti adesso. Hai preso quella senza glutine? Sei celiaco? No, sono Alessandro. Sincero. No, posso dire buona. Onesto, a me piace. Fa il test dell'ambrata. Buona. Maurizio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Però non sembra così un gran numero 14. 3, 4, 5, 6, 7... No, 7 è poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chipster 9. Una volta che non arrivo ultimo può andar bene. Disclaimer, ho fatto un'operazione importante. Disclaimer. Che scoprirete presto sul canale. 10 per qua. In queste condizioni non posso performare al meglio. Si è mossa quella sotto. Ma state giocando a Shanghai con gli ossi? Sì. Altre birre? Te lo faccio io. Io ti do l'input, no? Poi tu lo rifai perché non ho la tua stessa verve. E visto che questa birra è magica, tu chiami birra e lei compare nuova. Bravo, bravo, bravissimo. Tutte e quattro le birre sono finite, ma dato che è magica, basta battere le mani e sono tutte e quattro piene. È magica. Cosa vi sembra questo? Hai un mazzolino di ossa. Salute. Salute. No, bevi, bevi, no. No. Vai, vai, mangia, mangia. Vai, vai, mangia, mangia. Aia! Scusa,
pensavo. Puoi non sporcarmi, che devo tenere per 2 settimane questa felpa. Mica l'hai appena messa, sì. Il team al completo per l'impresa di quest'estate. Tenteremo di raggiungere la Bosnia Erzegovina in bici. Con gli amici. Poi bisogna capire se vivi o morti, ma questa è un'altra storia. Sei World War Win. Sei il suo fratello sfortunato. World War Lose. Se non fanno ridere neanche a Ciccio che l'ha fatta lui, vuol dire che veramente. Ciccio è ubriaco, comunque sì. La seconda birra. Ma le mani a che ora posso lavarmele? Le tue? Mi sì, era stupendo. Comunque sai che secondo me è burro di karité. No, per karité. Ma è già finita un'altra birra. Manuel 11, Ciccio 10, io 7, Mauro 15, per un totale di, il risultato dal pubblico, 43. Solo 43? Non siamo arrivati neanche a metà della challenge. Ma siamo arrivati col sorriso. Ci abbiamo provato ma non ce l'abbiamo fatta. Poi i deboli, destini deboli. Non tutti gli eroi hanno un nome, ma tutti i nomi hanno un eroe. Metti che urtando un'altra. Eccola, giusto per arrivare ai 44 gatti. Eccola la 44esima costina. Ma proviamo a metterla in fila per 6. Vediamo se effettivamente ne avanzano 2. 44 costine in fila per 6 col resto di 2. Dulcis in custinis in fundo. Un saluto. Un saluto. Un saluto. Saluti. Saluti. Questo esperimento è stato un gran fallimento. Siamo riusciti a mangiare solo 44 costine su 100. Si unirono compatte. Andate a scoprire la birra magica con il link qui sotto in descrizione. Farei una bella pennica. E come al solito ci vediamo domenica prossima alle ore 13:30 con un nuovo video e a 40.000 like la challenge con il pulled pork e con mano nella mano. Ci vediamo domenica. Sulla pasta c'è il ragù, nelle ribs il BBQ, il backstage. Guarda sotto, è una faccia da copertina tipo au. Ok, dovremmo avere. Ti è piaciuto? Ok, bravissimi. Bene. I piatti, quelli lisci. Da sotto. Grazie. Grazie. Africa non biodegradabile. Adesso. Il quale c'è. Il quale ci assisterà. Ci assisterà. Tu dici sempre parole difficili. Metti parole facili, no? Beh, il quale ci assisterà. Non mi... Alla perfetta temperatura. Caddy. Porco dio, stiamo a partire con le birre sopra qua. Caddy. No. No. 4 ore di cottura preparate. 4 ore di cottura preparata. In accompagnamento una birra molto speciale. Insieme. Sì, insieme. 3, 2, 1. Quante costine riesci a mangiare? Era costine o costicine? Costine. Io ho detto rostirolla. Scottano. Ce la fai a ciucciarmi il dito? No, no, extreme.